Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Il web è sicuramente territorio di conoscenza, ma per molti giovani anche di pericolo. Quindi le forze dell'ordine, questa mattina la polizia postale in particolare, hanno incontrato gli studenti siracusani per suggerire loro come muoversi online, ma anche senza correre rischi. Il nome dell'iniziativa è Vita da Social. Il web è terreno di libertà e di informazione totale, ma anche pericolo per i minori che vi si avventurino senza strumenti e controllo. La polizia postale questa mattina ha spiegato agli studenti siracusani trucchi per la propria incolumità. Spesso l'utilizzo di internet in una data maniera porta più a spegnere la testa per una malinterpretazione della libertà che ad accenderla, come voi state in qualche modo suggerendo ai ragazzi. Ma guardi, voi sapete che la polizia è impegnata nel campo della prevenzione in tantissimi settori, in tutti i campi, perché è quella che chiaramente porta i risultati poi molto positivi nell'ambito della società civile. Una vita da social è un'attività, è un progetto che tende a prevenire tutto quanto possa nuocere ai nostri giovani che crescono, ai ragazzi che crescono, ma addirittura si parla, ho sentito il dirigente della Polizia Postale, si parla addirittura di ragazzi anche di 8 anni che si approcciano a tutti gli strumenti che internet pone a disposizione. Essendo uno strumento ormai indispensabile, ed una risorsa quasi direi insostituibile nella società moderna, bisogna chiaramente educarli, ma non solo i ragazzi, ma insegnanti, genitori, chiunque approcci con internet, bisogna educarli a un utilizzo razionale. Parliamo ancora di immigrazione, del dramma dell'immigrazione, perché nel porto di Augusta è arrivata la nave della Marina Militare Bettica con a bordo 446 migranti profughi. Erano stati intanto soccorsi ieri e presi a bordo dell'unità militare. Tra i migranti soccorsi anche molte donne e bambini. Ci sono anche bambini tra i 446 migranti arrivati stamattina al porto di Augusta sulla nave Bettica della Marina Militare. I profughi sono stati soccorsi ieri e presi a bordo dell'unità militare. Viaggiavano su uno dei soliti barconi alla deriva del canale di Sicilia. Tra i nuovi arrivati anche un neonato sceso dalla nave in braccio a un militare che lo allattava con un biberon. Alle spalle una donna, probabilmente la madre. Sul caso indaga la procura di Catania, che ha già arrestato due dei sopravvissuti accusati dai compagni di viaggio rimasti in vita di essere gli scafisti del barcone che si è ribaltato. Un'inchiesta che fa il palio con quella della procura di Palermo, che ha portato a galla un network criminale gestito in Sicilia da basisti eritrei e che aveva la propria base operativa nel CARA di Mineo. Ma le indagini riguardano anche i piccoli centri d'accoglienza ormai strapieni, dove la tensione è altissima. Per sostenere i profughi in Sicilia è partita una gara di solidarietà di cittadini e associazioni. La Croce Rossa ha anche messo a disposizione un numero telefonico per i familiari dei profughi che si trovano sulla nave naufragata. Ed erano moltissime le persone che ieri hanno sfilato un lungo corteo in borgata per solidarietà e per commemorare anche le vittime di quella che ormai è considerata una delle più grandi stragi in mare di migranti. Tragedia nel Mediterraneo, l'ARCI Siracusa ha promosso una manifestazione per evidenziare un tragico fenomeno come quello della tratta degli esseri umani. Il corteo, alla quale hanno partecipato diverse associazioni, è partito da Piazza Santa Lucia per arrivare in Piazza Archimede sotto la sede della prefettura. Un Mediterraneo che si colora sempre più di rosso. Oggi una marcia. Sì. Per dire cosa? Per dire basta stragi del Mediterraneo, basta. Abbiamo intitolato un mare di morti, basta stragi. Abbiamo detto che non si può aspettare un minuto di più. Chiediamo immediatamente che l'Europa, non più l'Italia, ma l'Europa intervenga per fermare queste stragi. Non è, secondo tutti i manifestanti, colpa di uno o di un'altra persona, di uno scafista, dello scafista di turno, ma è colpa delle politiche nazionali e internazionali. Chiediamo che non ci sia un solo morto di più. Scendiamo in piazza, siamo in tanti. In piazza in questo momento ci sono tante comunità che non si sono mai incontrate, ma che vivono nella nostra città, comunità di stranieri che vivono nei centri di prima accoglienza per minori, dei centri SPRAR anche della provincia, quindi a Siracusa e a Canicattì.
mattini e poi tanti cittadini, le associazioni di volontariato, la CGL, il Centro Pio La Torre, Amnesty International, Emergency, l'ARCI, che vabbè fra i promotori, e tante associazioni, e insieme veramente non si sono mai incontrati, però nella sventura hanno sentito il bisogno di unirsi tutti insieme e marciare. La cronaca, le fiamme gialle hanno sequestrato un grosso quantitativo di prodotti privi di marchio, per questo denunziati i titolari di due negozi di etnia cinese. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato 377.000 prodotti in una sola giornata nei confronti di sei negozianti in vari comuni della provincia. Sono state riscontrate irregolarità connesse alla detenzione per la rivendita di medicinali, giocattoli, bigiotteria, cosmetici, tutti privi del marchio di conformità. Dietro il marchio CE si nascondevano anche prodotti per l'igiene e la cura della persona, capi di abbigliamento di note griffe, altrettanti accessori, orologi, scarpe e cinture, riportanti marchi contraffatti. Individuati 8 lavoratori in nero, mentre sono stati denunciati i titolari di due esercizi commerciali di etnia cinese per la detenzione di merce contraffatta. L'azione della Guardia di Finanza si conferma presidio della tutela degli imprenditori onesti e della sicurezza pubblica attraverso il contrasto all'evasione delle imposte e allo sfruttamento della manodopera per la realizzazione di beni di scarsa qualità, privi dei congegni e degli accorgimenti necessari per poter essere utilizzati in sicurezza. Disagi nell'isola di Ortigia, oggi intorno alle 5.30 una tubazione in ghisa che serve l'intero quartiere dell'isola è andata fuori servizio, da qua l'intervento dei tecnici che stanno operando per ripristinare il tratto danneggiato. Si suppone, almeno così in un comunicato, che entro la giornata il problema dovrebbe essere risolto. Noi ora ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo qui tra poco, vi aspettiamo. Entra nel mondo Gemar. Da Gemar trovi sempre un ricco assortimento di prodotti e la sicurezza della migliore qualità al prezzo più basso. Gemar ti invita alla prova. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Su di me puoi contare, stanne sicuro. Al buio di notte, nel freddo del mattino. Portami su strade dove non c'è strada. Portami fuori e stanne sicuro. Non chiederti dove, non chiederti come. Facciamoci un giro lontano da tutto. Facciamoci un giro che duri una vita. Fai pieno di amici, la famiglia al completo. Su di me puoi contare, stanne sicuro. Gamma Yaris, benzina, diesel e ibrida, 150 euro al mese. E anche se puoi restituirla quando vuoi, fidati, non vorrai farlo. Toyota, conta su di me. Autosport, concessionaria Toyota, contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Da Scavolini Store Siracusa è arrivato il momento che stavi aspettando. Arredare la tua casa con tutta la qualità Scavolini. Acquista una cucina e living da noi. Avrai la parete attrezzata a metà prezzo e la cucina a interessi zero. Scavolini Store Siracusa. Consulenza specializzata e progetti personalizzati su misura per te. Perché rinunciare alla qualità? Scavolini. Living. Bagno. Cucina. Vieni a trovarci in Viale Scala Greca 381 a Siracusa. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, che apriamo subito con la cronaca. Un uomo sorpreso con circa 350 grammi di cocaina e una pistola, per questo arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto. Vediamo. Nascondeva in un intercapedine del bagno cocaina, un'arma e le munizioni. A scoprirli sono stati i carabinieri di Rosolini nel corso di una perquisizione domiciliare. In manette è finito Antonino Sipione, rosolinese di 50 anni, e l'uomo aveva nascosto le dosi appunto in un incavo che aveva realizzato nel muro sottostante il davanzale del bagno. Sequestrati complessivamente 350 grammi di cocaina, una pistola e munizioni. I carabinieri, insospettiti dalle frequentazioni dell'indagato e dall'assiduo via vai dalla sua abitazione
abitazione di persone che gravitano nel mondo degli stupefacenti e hanno deciso di eseguire una perquisizione personale domiciliare. L'attenzione dei militari si è subito concentrata in un piccolo bagno posto al secondo piano dell'abitazione. Qui i carabinieri hanno notato in un cestino per i rifiuti dei ritagli di cellophane chiari, indicatori del fatto che in quel luogo si confezionasse lo stupefacente. I militari hanno passato al setaccio il locale, notando come il muro al di sotto dell'avanzata della finestra producesse un suono vuoto. Pertanto, utilizzando due cacciaviti, è stato sollevato il davanzale del marmo e all'interno di un'intercapedine è stato rinvenuto un sacchetto per alimenti contenente cocaina del peso di 155 grammi, un altro sacchetto con cocaina sempre però del peso di 55 grammi, un sacchetto per alimenti contenente cocaina per 35 grammi, un ritaglio di un sacchetto di plastica chiuso con nastro adesivo nero con 95 grammi altra cocaina, 14 frammenti ancora di cocaina in pietra contenute in singoli ritagli per un peso complessivo di 10 grammi, due bilancini elettronici e poi ancora una pistola Beretta calibro 7,65 con annesso caricatore inserito, 21 colpi di pistola calibro 7,65 e uno con calibro 38, il tutto sottoposto a sequestro. E ancora la cronaca, agenti della polizia di Siracusa hanno arrestato un 42enne Giuseppe Scarpaci e Simone Billa, 22 anni, entrambe catanesi, per il reato di tentato furto aggravato in concorso e hanno in pratica compiuto un furto all'interno di una villa in Contrada Renella. Nella stessa circostanza poi Scarpaci è stato denunciato per il reato di guida senza patente ed entrambe, dopo le formalità di rito, sono stati condotti al carcere di Cavadonne. Ancora un furto con spaccata della vetrina ad un negozio in Corso Gelone intorno alle 3 della notte con una Fiat Punto bianca, hanno fracassato il vetro di un negozio di abbigliamento, portato via alcune borse e capi d'abbigliamento. Adesso la polizia e le volanti stanno indagando per cercare di risalire all'identità degli autori della cosiddetta spaccata. Hanno ricevuto un premio questa mattina, una benemerenza civica e due pescatori. Ricorderete, qualche settimana fa salvarono la vita di una donna caduta in mare allo Sbarcadero. Una benemerenza per meriti civili e due pescatori che salvarono da annegamento la donna finita in mare qualche settimana fa, consegnata questa mattina nella Sala Verde di Palazzo Vermexio. No, quando è stata istituita ci si è chiesto a chi poi questo genere di benemerenza potesse essere affidata, l'avete fatto già tempo fa, adesso un caso dove due persone hanno dato senso di eroismo e di altruismo. Sì, assolutamente, l'obiettivo della civica benemerenza era esattamente questo, quello di riconoscere alcuni cittadini siracusani che si distinguono sul territorio per gesti che possono essere eroici ma anche altruistici in maniera importante e quindi per la città di Siracusa, e quindi come amministrazione quando capitano di questi episodi abbiamo ora un piccolo strumento per intervenire e fare sentire la comunità sostanzialmente partecipe anche di un evento di questa natura con una civica benemerenza che vuole essere semplicemente un riconoscere un cittadino siracusano, una fase importante in cui si è distinto e ha dato lustro alla città stessa. Quando una persona fa una cosa del genere tutto pensa tranne che poi magari ci possa essere un premio, lo fa distinto. Sono cose che vengono spontanee, non è che uno si mette il tempo di pensare che per prendere qualche premio deve salvare qualche vita. Come dicevo prima, lo stesso giorno ho chiamato l'ospedale per sapere come stava e poi è venuto solo il figlio a ringraziarci e tutto qua. Adesso un'iniziativa per gli scolari di una scuola siracusana, perché potranno recarsi a scuola a piedi con un capogruppo, un volontario che li accompagnerà, ma facciamoci spiegare tutto nel servizio. Bambini in file a contatto con la città per raggiungere la scuola Lombardo Radice, un'iniziativa della Polstrada, dell'amministrazione comunale e del provveditorato agli studi per educare i piccoli alle regole civiche. Insegnare loro come ci si muove all'interno della città e consentire ai bambini di verificare laddove gli adulti sbagliano, quindi già iniziamo a creare una coscienza civica ma soprattutto una cultura della legalità che parte dalla scuola. Questa iniziativa ha il mio massimo applauso per il comune di Siracusa ma soprattutto per il dirigente scolastico che ha accolto con grande favore questa iniziativa che approda a Siracusa e che speriamo che sia diffuso per il prossimo anno in tante tante scuole siracusane. Bisogna avere anche una cura particolare per il fatto che comunque tenere insieme un gruppo
gruppo di bambini e muoverli per la città ha bisogno di particolare attenzione. Assolutamente sì, ci saranno ovviamente degli schemi adeguati, ci saranno i volontari, i genitori che seguiranno i bambini saranno dotati di dispositivi di protezione individuale, quindi mi riferisco ai giubbotti rifrangenti, e sicuramente avranno modo veramente di capire come ci si comporta sulla strada e come ci si ripara dai rischi che la strada purtroppo, ahimè, può riservare. Vediamo adesso un servizio particolare, un imprenditore augustano che ha avuto un'idea per difendersi dai ladri e dai rapinatori. Ci troviamo ad Augusta in Sicilia e siamo all'interno dell'area di un distributore di carburante. Come vedete, per favore, non scassinate più, siamo più pezzenti di voi che lo fate. È un cartello ovviamente di provocazione, anche autoironico, siamo più pezzenti, però questo cartello è da diversi giorni qua, si è occupata anche la stampa locale ed è ovviamente un cartello che fa capire che questo distributore è stato attaccato, comunque scassinato. Noi parliamo con la signora. Allora, signora, che non vuole essere inquadrata, perché avete deciso di mettere questo cartello lì? Quante volte avete subito a questo punto rapine? No, perché qualcuno ha rapinato, ha scassato, scassinato. Sì, perché nell'arco di 6 mesi ho avuto io ben 3 visite notturne. Notturne. E tre, una delle quali mi hanno proprio svaligiato il magazzino dell'olio. Ah, ecco, quindi avete subito, diciamo, un furto di merce. Merce di valore, certo, giusto? Tutta roba comprata e pagata, e quindi è come se mi avessero tolto del denaro. È chiaro, anche perché voi avete già pagato la merce. Ecco, ma non è anche il... sì, è il problema del furto, perché ci sta il rischio furto è insito in ogni attività commerciale. Sì. Non dovrebbe esserci, ma ci sta. Ma siamo in una situazione un po' particolare, noi gestori di distributori carburanti, che viviamo una situazione un po' particolare. In che senso particolare? Che siete più esposti? Siamo più esposti rispetto ad altre attività commerciali, siamo tartassati, dalle compagnie petrolifere e dalla guerra dei prezzi, è una sorta di guerra dei prezzi. Questo è stato una sorta di sfogo, quello nostro, quello mio, di basta. Adesso è da diversi giorni che qua... Questo da un mese circa, sì. E quindi lo lasciate lì così a oltranza. Quante volte abbiamo detto? 3 volte, 6 mesi, ma quantitativamente? Non mi va di dire, perché la cosa è certamente delicata, lo capisco. Ma voi non avete qui delle camere di sicurezza, non le volete mettere o non le potete mettere? Non le posso mettere. Non le può mettere. E non è neanche compito mio, perché è compito della società. Okay. Io sono un semplice gestore, come sono tutti semplici gestori. L'ultimo servizio, qui il nostro telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. L'appuntamento tra poco però è con la nuova trasmissione lanciata dalla nostra rete televisiva La Voce del Consumatore, in difesa ovviamente dei consumatori, esperti in studio, in diretta, e la possibilità per gli utenti cittadini di poter telefonare e porre dei quesiti. Con questo è tutto, il telegiornale si conclude così.